Ecco, allora andiamo avanti su un'altra notizia che riguarda il sud Italia a rischio deserto industriale. Questo emerge dal rapporto Svimez del 2013. Lavoro e reddito delle famiglie dimezzato a confronto con il centro-nord. Il rigore delle manovre del governo ha solo peggiorato la situazione. Crisi eccezionale da risolvere con misure eccezionali senza perdere un euro delle risorse che arrivano dall'Europa, ma ci dice il ministro della coesione territoriale Carlo Triglia. Allora noi lo sentiamo al microfono di Daniela Cannizzaro. Innanzitutto io credo che tutto il governo sia impegnato nel tentativo di trovare le risorse necessarie per un'azione antirecessiva che sia molto solida e più sostanziosa possibile, pur rispettando i vincoli di bilancio pubblico. Per quanto riguarda i fondi europei, si tratta di convenire, io spero che converremo con i colleghi presidenti delle regioni, che di fronte all'eccezionalità della situazione è necessario fare uno sforzo eccezionale riusando quelle risorse che non sono state ancora impegnate o che sono spostabili ad altri fini, proprio su un'azione fortemente di contrasto dell'attuale crisi che attanaglia tutto il paese, ma in particolare il Mezzogiorno. Dunque, a commento della giornata parlamentare di oggi arrivano poche parole dal Quirinale.